La Coppa Interamnia riparte dopo le difficoltà logistiche e organizzative degli anni passati, con alle spalle la celebrazione del suo mezzo secolo di vita e, nel futuro, il rilancio della manifestazione che veda tutte le comunità partecipe a un progetto di marketing e sviluppo territoriale attraverso un'esperienza unica e irripetibile. E la 51esima edizione riparte con la grande novità della costituzione di un comitato organizzatore, fortemente voluto dal Comune di Teramo, che chiamerà a raccolta enti territoriali e partner, grazie al cui intervento, non soltanto economico, la manifestazione riuscirà a superare criticità e riaffermare il suo ruolo nello sport e nei suoi valori. Sì, io penso sarà una manifestazione di transizione, se vogliamo. Si stanno creando le basi per un buon futuro. Noi siamo contentissimi perché non siamo più soli. Si è creata una grande famiglia di organizzatori, di gente che supporterà la Coppa. È quello che mancava. E quindi questo è un segnale importante che sicuramente ci farà vedere un buon futuro della Coppa Interamnia, considerato che ha tante di quelle potenzialità che vanno tutte valorizzate. Grazie al Comitato, la città di Teramo potrà riabbracciare per la 51esima volta tutti i giovani che arriveranno da ogni parte del globo con il loro carico di sport, divertimento e cultura. 100 squadre, 31 nazioni, 5 continenti. Questa è l'Interamnia World Cup.